E ciao a tutti amici del Retro Gaming, bentornati qui su Talcane Retro Gaming. Oggi sono tornato per voi per parlarvi di un gioco speciale. Di solito io tratto giochi usciti 20-25 anni fa, invece quest'oggi vi parlerò di un gioco uscito proprio questi giorni. Ah, penserete che Talcane sia impazzito? No, assolutamente, è che di fronte a perle del genere non posso starmene con le mani in mano. Il gioco è stato realizzato completamente in stile, sia per grafica che sonoro, in stile Commodore 64, molto simile a vecchie glorie del passato come Anti-Riad The First Samurai. Il gioco si chiama Katana Soul, io l'ho provato per voi e ora ce lo andiamo a vedere. Il gioco è ambientato completamente nell'epoca Sengoku, ovvero nel medioevo giapponese, un mondo pieno di guerre, spietati assassini e demoni di ogni genere. Vestiamo i panni di Kan alla ricerca della maschera di Tengu, che sembra essere sparita dal villaggio, e dopo questa misteriosa sparizione, la natura circostante e i cuori della popolazione locale sembrano essere stati impossessati dal male. Tutto tranne il cuore di Kan, appunto, che dopo aver raccolto le quattro fiamme vitali nel tempio di Buddha, decide quindi di andare alla ricerca della maschera per porre fine a tutto questo. Il gioco è caratterizzato da una difficoltà abbastanza elevata, anche perché non abbiamo dei continui, delle password per ricominciare gli ultimi livelli, oppure un sistema di salvataggio, niente. Abbiamo le nostre 4 vite, se ne possono recuperare solo un paio, mi sembra, in tutta l'avventura, ma finite quelle si deve ricominciare tassativamente da capo. Io infatti prima di finirlo l'ho dovuto giocare svariate volte, anche perché gli avversari, i boss sono molto temibili e il gioco è disseminato da vere e proprie trappole. La crudeltà e la violenza di quest'epoca Sengoku è stata realizzata perfettamente dagli sviluppatori ed è davvero tanta. È qualcosa che non ci si aspetta da un gioco con questo stile retro ad 8-bit. Decapiteremo nemici su nemici e molti avventurieri che incontreremo sulla nostra strada periranno in molti macabri modi. I nemici e i boss sono caratterizzati perfettamente e per molti versi mi hanno ricordato i demoni nel manga Inuyasha, dalle forme bizzarre e raccapriccianti. Il gameplay è solido e dovrete studiare molto bene i percorsi dei nemici prima di battere il gioco. Se devo trovare una nota negativa sul gameplay di questo gioco è che alcuni boss sono troppo lineari e un po' troppo semplici da battere. Ma ribadisco, la difficoltà generale è molto molto elevata e quindi prenderemo questi boss così semplici come delle boccate di aria fresca all'interno di questa guerra devastante. Che sbadato, ancora non vi ho detto una cosa importantissima, ovvero che questo gioco è stato sviluppato da un piccolo team di sviluppatori italiani chiamato SEP, che mi hanno dato tra l'altro l'opportunità di provarlo in anteprima per voi amici di Talcane Retro Game. Una delle cose che mi ha lasciato più sorpreso è senza dubbio il comparto sonoro. Le musiche sono state realizzate da Andrea Baroni e sono semplicemente fantastiche. E gli effetti sonori, quando si affettano i nemici o li si decapitano, danno quel senso di potenza e crudeltà unica. Questi pazzoidi di SEP hanno addirittura inserito la schermata di caricamento del Commodore 64. Oltre alle grafiche, sonore e giocabilità dell'epoca, hanno anche realizzato la schermata di gioco con la tipica forma curva degli schermi usati in quell'epoca. L'immersione quindi in questo mondo antico ormai andato è totale. Io l'ho finito e prima di vedere i titoli di coda del gioco c'è spazio anche per dei colpi di scena della trama. Che dire, da provare assolutamente. Bene ragazzuoli, io vi ho detto tutto, il gioco si trova su Steam a 2,59€, vi lascio tutti i link in descrizione per andarvelo a provare. Poi come sempre scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate e io ho detto tutto, non mi resta da far altro che salutarvi tutti con un bel buona.